Ciao ragazzi e ragazze, oggi sempre per le ricettine natalizie prepariamo un primo un po' di magro, un primo un po'. Volevo fare le lasagne con la besciamella fatta in casa, però invece di fare le solite lasagne al ragù, così proprio la bolognese, le voglio fare un po' vegetariane. Con le cornette, con i fagiolini, la zucchina. Speriamo che non venga una porcata, perché non le ho mai fatte. Io ho sempre fatto le lasagne normali, quelle con ragù. Voglio provare a farle così. Siamo vegetariani un po' così, stiamo un po' leggeri, perché già a Natale ci sarà da mangiare anche il panettone, il pandoro, cioè, per non appesantirci troppo. Delle lasagnette leggerine, leggerine. Lasagne vegetariane natalizie. Prima di tutto facciamo bollire un 15 minuti i fagiolini. Intanto mettiamo un po' di olio nel pentolino. Lo scalogno a pezzettini. Facciamo rondelle, pezzettini, come volete. Accendiamo il fuoco. E aggiungiamo la nostra zucchina. Facciamo tipo una croce, così, e poi la facciamo a pezzettini. Un pochino di sale. Abbassiamo il fuoco. Mettiamo il coperchio, la facciamo andare un 5-10 minuti, 5 minuti, intanto che vanno le nostre cornette. Intanto prepariamo la nostra besciamella. Mettiamo il burro, accendiamo il fuoco, aggiungiamo la farina e la facciamo amalgamare insieme al burro. Intanto facciamo scaldare il latte, così è già caldo. Mettiamolo un pochino alla volta. Lo facciamo integrare bene con la farina. Fate sciogliere bene. Unite anche il resto del latte. Mettete un pizzico di sale. E un pochino di pepe. Se volete mettete la noce moscata, A me non piace tanto la noce moscata, metto il pepe. Alzate un po' il fuoco e aspettate che si raddensa. Ecco, vedete, comincia già a prendersi. Adesso alle nostre zucchine uniamo un po' di cornette a pezzettini che abbiamo fatto bollire per un 15 minuti. Le facciamo a pezzettini, un po' piccoline così. Le mescoliamo insieme alle zucchine, per farle insaporire. E cominciamo con la nostra composizione. Io ho preso una pentola di acqua calda per sbollentarle un momentino. Prendiamo la besciamella, facciamo uno stratino, così. Sbollentiamo le nostre sfoglie, mettiamo dentro e le mettiamo sopra. Io ne farò due, così. Poi mettiamo ancora la besciamella.
mettiamo bene dappertutto. Un po' di parmigiano. Le nostre cornette e zucchina. Ancora besciamel. E così via, farò ancora altri due strati. E finiamo l'ultimo strato con le nostre fagioline e zucchina. E ancora del parmigiano. Ma che profumo! Così. E le mettiamo in forno un 20-25 minuti a 180 gradi. Guardate che meraviglia. Che profumo di fagiolini e zucchina parmigiano. Besciamel dentro. La besciamel è buonissima, è facilissima da fare, velocissima, 5 minuti è già pronta. E c'è il rosolato. Ragazzi, spettacolo! Chi non vuol mangiare la carne o chi non può mangiare carne, questa è un'ottima alternativa. Fatela perché è facile e buonissima e sana. La possono mangiare anche i bambini, così mangiano la verdura. Chi non vuol mangiare la verdura, eh? A Natale si fa il fioretto, eh? La verdura, bambini? Il cappello. Ragazzi, e come sempre, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io la metto nella story. Un abbraccione, un bacione e viva il Natale. Ciao a tutti. Spettacolo. Spettacolo.